Ciao a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Seven Deadly Sins Grand Cross. Oggi ci troviamo qui per affrontare di nuovo la modalità 4v4, visto che sto sfruttando l'occasione prima che se ne vada. E infatti oggi ci troviamo qui con un team abbastanza diverso dal solito, infatti credo che nessuno abbia mai portato un team del genere. Vorrei provare un pochettino questo team che mi è venuto così, su due piedi, ho detto, oh, ma sembra un team carino. E infatti vedete, un team abbastanza cancerogeno, possiamo dire, ma io sto provando tutti i team cancerogeni proprio per questa modalità 4v4, che non so quando finisce questa modalità, credo duri fino ad altri due giorni, in teoria, quando sto registrando, ma questo video lo vedete tipo dopo una settimana, secondo me, perché come sempre sto preregistrando tutti i video che usciranno durante la settimana che non starò a casa, quindi non potrò registrare in tempo reale, ma sono tutti video preregistrati. Infatti mi vedete vestiti tutti allo stesso modo, tutti i video per più di una settimana. Non vi preoccupate che mi lavo ancora. Giusto per... Allora, il team come vedete è Tarmiel, Droll, Goder Verde e Kyo. Perché ho deciso di fare un team del genere? Principalmente, allora, prima di tutto, è un team abbastanza cancerogeno, come ho detto. Anche perché attualmente senza Margaret pecca un pochettino questo team. Però secondo me con l'arrivo di Margaret potrebbe essere veramente un ottimo team, come già si gioca attualmente anche, si gioca Margaret, Goder e Droll, anche se ci potrebbe essere qualche variante come team che si potrebbe provare e testare. Vedete, gioco cibo difesa, in modo tale da sfruttare al massimo la passiva di Tarmiel, che più difesa c'ha, più PS riduce l'avversario, più PS riduce l'avversario, più ban fa schifo. Quindi questo team, a parte counterare ban, di base counterare qualsiasi personaggio, ci permetterà di tankare qualsiasi cosa, perché Droll con il suo comandamento ci aumenterà la resistenza a tutti i personaggi, e aumentando la resistenza a tutti i personaggi con gli incendi di Kyo che riduce altrettanto il danno e lo scudo di Tarmiel, praticamente dovrebbero essere immortali. Goder Verde messo lì giusto per velocizzare, diciamo, i taunt, quindi riduzione del danno, perché il taunt più è alto meno danni subiamo, e però cercare di vincere in qualche modo, dobbiamo vincere questo match, quindi facendo buffare Goder all'infinito l'intero team riuscirà a fare anche ingenti danni. Quindi io direi, smettiamo di chiacchierare e andiamo subito in PvP per vedere se funziona, perché mi è venuto così su due piedi sto team, può darsi pure che non funziona. Proviamolo. Ok signori, primissimo match. Team strano. Diciamo che questo è il peggior team che mi potessi trovare contro, Ludosiel. Diciamo che Ludosiel è tipo il counter del mio team, perché non mi dà il tempo di buffarmi, che mi sciotta tutto il team con il debuff e mettere la difesa. Bel team! Sì, bel team, sì. Proprio il counter perfetto per eccellenza, per dire. Ok, mi buffo tutto il team. Aia! Ha fatto male questa. Però attacca un po' a caso! Aiaiai, che dolor! Aiaiai, che dolor! L'ho sentito, guarda quel hit, l'ho proprio sentito. Lo io faccio questo. Vediamo come... quanto tankiamo, diciamo. Naturalmente quegli incendi mi permettono di tankare ancora di più. Se solo se io se vinco questo match, secondo me è team for the win proprio. Vediamo. Anche perché attualmente di Aoe non ne ha più. Cioè c'ha solo Ludosiel di Aoe. Goder, madonna. Merlin per stallare. Vedete, stiamo sopravvivendo e stiamo tankando anche abbastanza bene. Non me lo sarei mai aspettato. Specialmente con il problema che c'ha Ludosiel. Se finisce l'effetto di Ludosiel è più che giocabile questo match. Ma io direi di fare rank up su Droll. Stallo e frizzo Merlin. O Sigurd. Io sta frizzo Sigurd. Più altro per l'estorsione. Cioè l'estorsione settata che può rompere un po' il cavolo. Però potrebbe rimettermela. Quindi direi, togliamoci il problema subito, a posto. Che Sigurd può fare abbastanza male. Merlin non fa niente che mi mette dissoluzione, basta che non mi muore Kyo. Kyo non deve morire. Il problema è che c'ha la OE di Ludosiel. Diciamo che mi ha trovato il peggior, madonna, uno di vita. Il problema è che c'ha Merlin. Ok, ha fatto single target, siamo ancora in vita. Attenzione! Siamo ancora in vita, Goder Verde è buffata adesso, credo. Ok, c'ha tre buff, perfetto. E qui che facciamo? Niente, ho finito i taunt. Le carte Tarmiel non esistono. Perché non esistono. Io direi di frizzare, anzi, dissoluzione. Facciamo così. Non so minimamente cosa va, perché non ho né taunt, né riduzione del danno di Tarmiel, niente di niente. Ho solo degli incendi che mi permettono di tankare un po' di più. Non ho più il debuff di Ludosiel, cosa buona e giusta, però. Se Goder Verde non mi muore, abbiamo una chance di vincere. Se muore, rip, signori, rip.
Ok, rip Kyo è andato. Minchia! Quanto è tankato Kyo? Ma do 8000? Una T2? Cosa? Ma sta tankando un botto sto team. Bello! Mi piace! Voto 10. Devo fare così, aspetta. Taunt, Aoe, Aoe. Bello sto team! Bello goloso! Adesso ho buffato sia tramite Doll che... Adesso godere full buff! Ma che team ho appena creato? Il team della morte ho creato! Signori, prossimo match! Prossimo match! Wow! Ok, secondo match team di Assault Mode! E qui pure ci divertiamo! E qui pure ci divertiamo, anche perché lui non riesce a mettere il buff. Glocksia può rompere un po' il cavolo, perché c'ha il fatto che toglie le skill al 2, tipo. Quindi quella può rompere un po' il cavolo, sicuramente. Però c'è Derieri che toglie i buff. Secondo me questo è pure peggio di quello di prima. Quello di prima doveva shottarmi. Qua invece... Però se consuma così l'attacco di Derieri mi va solo che bene, guarda. Ah, guarda, se mi inizia a buffare la resistenza, top. Nulla da dire, anzi... Io mi vorrei settare la T3 di Tarmiel, che secondo me, se riesco a settarmela per bene, naturalmente faccio questa e faccio, anzi facciamo così, questa, rank up su Tarmiel, questa. Se riesco a settarmi il T3 di Tarmiel, secondo me siamo immortali. Vediamo, vediamo. Comunque veramente simpatico, il primo match che abbiamo fatto, wow, non me l'aspettavo di vincere comunque. A un certo punto siamo arrivati a non subire... praticamente quasi nessun danno. Il minimo indispensabile, praticamente. Ecco, questo è un dito in culo. Mi sono dimenticato che questa Glocksia c'ha la cura. Questa caga il cazzo e anche abbastanza. Come vedete, rompe non poco sta Glocksia. Però io... possiamo sempre stallare, no? Possiamo fare così. Non vorrei urtare, perché non so... Proviamo... Però non so quanto danno faccio. Se è abbastanza per shottare. Boh, proviamo. In teoria Godel Verde mi dovrebbe aiutare sotto quel punto di vista. Poi se mi attacca mi mette altra resistenza. Che... oh, buono. Abbiamo... possiamo stannare o al 3 o fare due stun al 2. Che schifo non fanno. Cioè, pietrificazione. Vediamo, vediamo. Cavolo, Glocksia pensavo fosse la... sapevo che era che bloccava, però non mi ricordavo avesse la cura. Ok. Ci sta. Addio incendi, quelle che mi aiutavano a sopravvivere. E qui mo, signori, sono cavoli amari. Sono veramente i cavoli amari. Godel quant'è? Godel mi sa che è basso ancora. Al 3, devo stallare un altro turno. Se riesco a stallare un altro turno, forse riesco a fare qualcosa. 2, non attacchi di Godel, peccato. Faccio lo stun al 3. Boh, faccio così. Sì, però boh, facciamo così. Veramente ho una mano di merda. Cioè, c'è Derieri che è immune, quindi. Ok, vediamo. Si vede se shottare Godel. C'ho ulti di Darmiel. Direi non sto messo, perché il turno dopo, a meno che non mi stanna, sicuramente c'è l'attacco di Zeldris rosso che mi toglie la ulti. Però stiamo messi abbastanza bene se non me la toglie. Va bene, caro, va benissimo. Va bene, altri buff, vai, vai. Altri buff per il nostro drone. Vai, vai, altri buff, non ti preoccupare, caro. Vai, 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 tu attacca sempre. Non ti preoccupare proprio. Io faccio. Uno. Aoi. E poi stanno Derieri. Però c'ha purificazione con Glocksia. Devo stare una Glocksia. In teoria dovrei shottare la Glocksia. Con tre buff che c'ha di resistenza. Più Godel Verde. Vediamo. Ah, peccato. Peccato, 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 veramente. E a sto punto avrei hittato con Tarmiel la sua Derieri. La Glocksia è andata, perfetto. Un rompimento di palle in meno. Il problema è che non so Derieri quanto faccia. Però ho Tarmiel settato. Avessi avuto degli incendi, forse sarei sopravvissuto sicuramente. Però mo c'ho pure tre debuff di Assault Mode. Questa la vedo molto grigia. Minchia, uno di vita! No, peccato.
GG comunque, GG, era sopravvissuto con uno di vita. Ma io continuo a baffarmi comunque, cioè, grazie. Posso dirti solo che grazie. Adesso Goder verde è attivato al massimo e devo urtare con Goder. Rank up su Droll. E pietrifico Assault Mode. Sì. O Zeldris, Zeldris perché mi può togliere la ulti. Però se ha usato adesso l'attacco, probabile che non ce n'ha un altro. Perché fino adesso non mi ha mai attaccato con Zeldris. Quindi se non mi ha mai attaccato, mal che vado lo pietrifico il turno dopo, non è un problema. Vediamo. Vediamo, vediamo, perché non me l'ha mai attaccato fino adesso. Cioè, avevo la ulti prima di Droll. Mi sa che ce l'ha adesso. Vabbè, tu lo pietrifico Zeldris, non è un problema. Va bene, caro, no problem. Ok. Madonna. Doppia pietrificazione. Ci speravo. Cavolo, non mi ha dato una carta di Goder. Madonna, che palle. Facciamo così. Volevo dare una carta di Goder. Cioè avevo doppia ulti, era easy win. Qua ce la dovrebbe fare lo stesso, credo, Troll. Vediamo. Peraltro perché poi c'ha tre attacchi terrieri. È un po' rip. Però c'ho taunt. Se non mi muore... Ok. C'ha attacchi. Pensavo fossero dei taunt. Qui Droll me la carri OF. Allora Droll 6-6-6. Hai appena perso i buff. Non ti preoccupare, ne hai guadagnato un altro. E o shotti o shotti. Due sole cose. 6-6-6. Hai i vestiti. Hai le armi. Sei maxato. Più di questo non so cosa farti. Peccato. Peccato, veramente peccato. Perché... è un po' scam sto team contro, proprio contro il mio team. Vabbè, ci abbiamo provato, rip. Vogliamo giocare meglio? Sto pensando, forse con la pietrificazione finale, invece che fare la sua... Come vedete, comunque sopravviviamo, alla ulti almeno. Invece di pietrificare Assault Mode, dovevo pietrificare Zeldris. Però io che ne sapevo, se non c'avevo qualche altra skin e mi shottava con... Assault Mode. Peccato, peccato. Però ce la siamo giocati abbastanza bene. Purtroppo, ripeto, c'aveva Deleri che toglieva i buff. E capite bene che Droll vive con quelli. Zeldris che ci toglieva la ulti. Gloxine che si curava i debuff che gli mettevo. Cioè, sembrava fatto un tipo apposto contro il mio. Sembrava fatto apposto. Boh, vediamo la prossima. Ok, altro giro, altra corsa. Team Lead One. Qui è interessante la cosa. Qui è interessante. Vediamo un po', vediamo un po' come ce la possiamo giostrare. Però ripeto, giocando con 5 difesa, è vero che migliora il team perché tanca di più sicuramente, si attiva Tarmen ancora di più e così via. Però, secondo me, o è da giocare cibo illusione per cercare di non prendere troppi hit all'inizio prima di attivare i debuff di Kyo, i buff di Tarmen e così via. Oppure tipo cibo PS per avere più PS sempre per sopravvivere, perché il primo turno è quello problematico, diciamo, che vi riducono i PG a 1 di vita e il turno dopo ve li sciottano. Però se non attaccano vanno più che bene. Va benissimo, non è un problema. Anzi, mi buffi con Droll, mi buffi tutti. Perché mi serve tempo per buffarmi con... debuffare l'avversario con Kyo. Mettere taunt, settare Tarmiel. Ci vuole un po' di tempo. Allora, noi facciamo rank up sempre su Tarmiel. Voglio sempre provare la solita... Anzi, io farei così e così. Quanto dura? Due turni. Direi dovrebbe durare due turni al 2. Perché non posso attaccare. Potevo fare... Aoe di Kyo, Aoe di Goder. Forse ce l'avrei fatta, non lo so. Però per il momento stallo così. Vediamo. Ok, buona mano. Tra l'altro posso pietrificare Ritz per togliere lo stun. O pietrificare Goder adesso, perché credo di stanna direttamente Ritz. A meno che non setta un altro scudo, allora lì è da ripensare la situazione. Vediamo. È da attaccare con Goder verde assolutamente. Perché se questo ci urta è finita. Comunque nel frattempo Goder ci buffa, c'è una T3 con The One che non è una bella cosa, anzi è una bruttissima cosa. Anzi, sono obbligato, vabbè faccio... Ah, aspetta, taunt prima, così ci buffiamo i danni, taunt. Awe. E pietrificazione. Così Liz ce la togliamo di mezzo. Almeno non ci caga il cavolo. Va bene. Che comunque i danni sono abbastanza decenti, gli serve un po' di tempo.
Se avesse rankappato Liz, secondo me mi avrebbe rotto il culo in un poco. Per me anche se fa rankup adesso su The One ancora. Ti prego, non avere un altro rankup. Cioè, tipo 3-3 di The One dovrebbe avere. No, attacca direttamente, ok, ok. Gli ha mergiato una carta di Liz, quella era uno stanno 100-100. Siamo ancora in vita, siamo... E non c'è nemmeno gli incendi, The One, per dire. Non ci fa nulla, c'ha Guter verde settato. Mamma mia. Peccato, pazienza addirittura. Peccato non si possa mettere Tarmir e Sabadroll. Secondo me era immortale, secondo me. Era un po' troppo broken però come combo. Mettiamolo in questo modo. Away. Facciamo così. E continua a pietrificare Ritz. Yes. Troppo non c'è il taunt con Droll. Molto, molto male. Però ci accontentiamo. Come vedete, Guter inizia a fare pure parecchi danni. Il problema è che Mochal pure le titoli di Lost Vein. Che può non sembrare, ma potrebbero creare dei problemi. Avendo un Guter che è di colore verde. Troppo non mi sta dando rank up. Non mi sta dando taunt di Tarmir. Non mi sta dando taunt di Troll. Che di base il team si basa su quelle due carte. Infatti ha tirato carte di Lost Vein. Però il gioco ha deciso magicamente che le carte devono scomparire. Ok. Uno di vita. Io continuo. Vabbè. Prima o poi doveva andarsene. E mo sono cavoli amari. No, no, nel buff di Guter. Urto con Tarmir è l'unico. È l'unica cosa che mi è rimasta da fare. Provare a shottare tutti con del problema è che ci avrà stand di Liz adesso. Quello non si sopravvive a quello. È il cancer fatto al personaggio, lo stand di Liz. Il cancer fatto a mossa. Io ho stannato per 2 turni di fila Liz. Secondo me adesso Liz... Ah, mo mi vendico io, bastarda, infatti. E infatti... rip, signori. Purtroppo non ci ha dato i taunt che ci avrebbero fatto vincere, secondo me. E come vedete, fa pochi danni a Lost Vein. Avessi messo tanto control, si poteva vincere questo match. Peccato, veramente peccato. Purtroppo io ogni volta devo fare sti showcase così un po' particolari. Tipo, gira sempre come non deve girare. Perché questa si poteva vincere, si poteva vincere. Speriamo perché mo avevo pure il buff di Guter settato qua, avrei shottato pure Lost Vein. Peccato, signori, veramente peccato. Boh, se sopravvivo ben venga, se no rip. Forse Tarmir può sopravvivere, avendo 2 resistenze. Sempre se non c'ha tipo tutta la mano piena di Lost Vein, allora sopravvivere fino a un certo punto. Vediamo. E comunque Tarmir è sopravvissuto, dai, Tarmir è il The God proprio. Però può sopravvivere fino a un certo punto. Vabbè, vediamo il prossimo match. O darsi che ci girano meglio le carte. Però il team secondo me è giocabile. Solo che io sono sfigato e non ci posso fare niente. Ok, signori, ultimo match. Un team assalt mode. Ok, attacchiamo per primi. Va bene. Va benissimo. Vediamo un po' come riusciamo a comportarci. Che non stiamo come tempo assalt mode. Potrebbe creare problemi. Gioca cibo gouge, credo, per ulti lasciare. E mi sa che c'ha o cibo illusione. No, c'ha cibo gouge, sì. Quindi noi facciamo sempre la solita tattica. Facciamo questo, questo. E noi il nostro abbiamo fatto. Adesso noi non dobbiamo più attaccare. Perfetto. Il nostro abbiamo fatto, è stato un piacere, guy. Alla prossima. Direi dare taunt di troll, gioco. Taunt di troll. Guarda come te lo dico bene. Niente, no, niente, non mi dà nulla. Mannaggia la miseria. È vero che c'è un'altra risoluzione che è ottima, però nulla. È il taunt quello che mi fa sopravvivere, diciamo. Umui, questo fa male sto Umui, io lo dico. Va bene, mi buffa ancora troll. Non posso manco pietrificare, io faccio così. Non lo tocco proprio. Però potrebbe ulti lasciare con assalt mode. Io mi sa che un colpo glielo devo dare. Per forza, perché se no ulti lasciare con assalt mode abbiamo perso. Facciamo così, togliamoci carte, che posso dire. Ok. Anzi, guarda, meglio, c'è un momento della resistenza. Anche se la way di assalt mode non è... Ma dai, dove sono i taunt di coso? Dai, che è rottissimo, metto il taunt e non mi tocca proprio. Manco assalt mode mi fa male su droll, per dire. Questo continua a settare Umui. Dragon Claw. No, cavolo, c'avevo il rank up, che palle. Vedi non avere il taunt control? Arriviamo a questo. Posso ulti lasciare con qualcuno? Forse sì, control. Stesso control. 2 e lo pietrifichiamo.
Tanto non c'hai sta rossa, quindi possiamo pietrificarlo. Ok. Sì, non ci rompe più il cavolo questo. Oh, mamma mia, che pace. C'aveva altre due carte, stanno andando solo carte di Chandler. Noi comunque non continuiamo a non avere carte di troll. Cioè il taunt di troll, che è fortissimo. In questo caso era fortissimo, settavo taunt. Aoe era shottato tutto il team, perché c'ho il Goder verde settato, gli incendi settati. Ma no! Ma a che serve avere il taunt di troll? Quando il team si concede sul taunt di troll e la guardia di Darnell. Serve un cazzo. Va benissimo, no? Ma me lo dai il taunt, visto che mi ha tolto la ulti. Ma se vuoi, gioca, se proprio vuoi. Ma non... Signori, io non ho nulla da dire. Ho parlato anche troppo. E non ho manco carte di troll, manco a dire ulti lascio. Boh. Io non so cosa dire. Proviamo a sopravvivere. Ma sta avendo una sfiga in cui mi stanno tutte le carte del gioco tranne il taunt di troll. Ah, esiste. Esiste questa carta così metaforica, non lo so. Invisibile all'occhio umano. Esiste. Mo spero non mi shotti Goder. È l'unica. C'ha 6 incendi. C'ha, ho messo riduzione al 2 di Darmel. Speriamo. Avessi avuto adesso il taunt, era OP, perché non mi poteva toccare Goder. Turno dopo l'avrei arato male. Adesso posso sia toccarmi Goder, sia adesso non gli tolgo la dissoluzione. E mi può togliere anche la ulti. Cioè lui può fare il cazzo che gli pare adesso, non avendo il taunt. E fortuna, c'ho 40 riduzioni di danno. Io direi, meno male che sono sopravvissuto. Capite bene che con tutte le dissoluzioni che mi ritrovo, direi che anche è il minimo. Allora, taunt. La rischiamo, la giocata. Sì, non lo devo fare ultimo. Facciamo così. E vorrei ricodere, è molto rischioso. E infatti che non mi sa che non lo farò, perché lo buffo a merda poi. Facciamo così. Tanto il taunt mi dovrebbe far sopravvivere. Non fare troppo male. Porco Giuda. Porco cane, quando gli ho tolto. Questo è il buff di Goder, minchia, l'ho one-shottato tra poco. Porco cane, se Tarmine è incazzato con la vera, meglio fare la T2 comunque. Però ho fatto T3 per togliere quanto più gaugio possibile. Quell'assalt mode è lì per bellezza, non sta facendo nulla inizio match, mi sa che si è svegliato il tizio. Però come vedete danni pari a zero. Cioè l'assalt mode c'ha doppio colore di vantaggio, per dire. Cioè non ha fatto nulla, anzi mi ha solo buffato troll. È troppo bello sto team. Cioè, quando gira bene, veramente divertente. Vorrei trovare un ban, però, se riesco. Lì sarebbe da vedere se funziona o no il team. Vabbè, qui credo sia easy win, no? Goder buffato 5-5, naturalmente. Come vedete, quindi è attualmente il massimo del suo potenziale. E poi faccio un hit su chi rimane in vita, che dovrebbe finire con Kyo. Vediamo. Dovrei fargli male. Cioè, ho shottato tutti i control per capirci, cioè. Ed era un'altra ulti di Goder. E se riesco, cioè, se voi riuscite a settare ulti di Darmel e ulti di Troll nello stesso turno, è sempre easy win se avete Goder verde settato. Boh, io direi di farci un ultimo match a sto punto. Questo pensavo fosse l'ultimo, però vorrei cercare di trovare un ban se riesco. Anche se poi è introvabile. Altro team di Assault Mode. Boh, non so stasera cosa c'hanno. Tutti a giocare Assault Mode. Vabbè, facciamo questo come ultimo match, che posso dire? Tutti gioca Assault Mode, boh? Non ha senso, anche se questo gioca Sigurd, preferisco Sigurd rispetto a Chandler, è probabile. E facciamo sempre solita tattica. Taunt, dissoluzione, sperando che il gioco che tu lo trovi mi dia un altro taunt, così, perfetto. C'è Zebris rosso che ci può rompere il cavolo togliendoci la ulti, però se il gioco mi dà il taunt di troll, io posso fare il cavolo che voglio. Facendo urtare gli altri personaggi e Droll si prende tutti gli attacchi in sto mondo. Grazie gioco come sempre per avermi dato il taunt di Droll anche per il turno dopo. Grazie. Qui mi sa che... vabbè, hittare ci sta, non fa niente che l'ho buffato con Sigurd. Dovevo hittarlo. Ecco, vabbè, gli dovevo da tempo, anche perché non c'avevo manco Tarmine settato qua. Ecco, mo prima setto Tarmine è meglio, molto meglio. Troppo ha messo il... c'ha pure Ludusil Sub, il bastardo. Facciamo così. E così. Vediamo.
Troppo c'è il comandante attivo, quindi non posso ultare. Pensavo avesse draw settato, invece. E io continuo a non avere carte di troll come taunt. E vai. Cioè, il taunt adesso era, mi rendeva quasi immortale. Adesso lui può fare il cazzo che vuole. Mi può hittare Goder, mi può hittare Kyo. Che io mi concentrerei su Kyo più che su Goder. Ho capito che faccio più danno, ma chi è quello che rompe più il cazzo con gli incendi? E poi la forza di Kyo negli incendi, e non è che riduce l'attacco del nemico. Ecco, questo è poi un tiro in culo grandissimo. Non riduce l'attacco con gli incendi, ma riduce il danno su... Cioè, lui ha fatto quello per togliermi... Non... Va bene, caro, come vuoi tu. Non ho nulla da dire. Anzi, bella giocata. Anzi, se che ti faccio? Ti faccio pure la pietrificazione. Vaffanculo. 2 e 3. Madonna, quell'assalto mode è incazzato con la vita, comunque. Io potrei avere un taunt di troll, chiedo per un amico, comunque. Bene, quelle quattro carte tolte mi fa molto piacere. No, niente, non si può avere. Vabbè, io mo inizio a pietrificare tutti a caso. Ah, mi sono rotti i coglioni. Il comandante di Zeldris carica il cazzo non poco. Però almeno ha dovuto muovere carte, quindi ha sprecato una carta, diciamo. Se il gioco è possibile darmi un taunt, come vedi l'avversario il taunt ce l'ha, sono io che sono fortissimo a questo gioco e i taunt non mi servono. Che faccio qua? Niente. Non posso fare un cazzo. Un cappo sul droll. Dissoluzione. Tolgo carte. Perché seriamente non so cosa fare. Perché ho una mano di merda. Avessi avuto un taunt avrei fatto taunt al 2. Avessi avuto una carta di Tarmiel. Cioè, ripeto, il team si basa sulle carte taunt e riduzione del danno di Tarmiel. Se quelle due carte non sono presenti spesse volte nella mano e mi dà tutti attacchi di Kyo, io devo capire perché il gioco, vedendo Kyo, vede solo attacchi, cioè mi dà solo carte di Kyo. Perché non ha senso, fidatevi, non ha senso. Questo oramai... Grazie, guarda, grazie per avermi tolto Kyo, perché veramente non aveva senso sta cosa. Puoi sopravvivere? Grazie, troll, anche tu. Ma io vedo come mi dà solo carte di Kyo, visto che non c'è più Kyo. E comunque continua a non darmi tanto di troll, eh. Vorrei chiarire questa cosa. Posso... rompere il cazzo. Abbastanza. Il problema è che poi lui mi rompere il cazzo. 1 facciamo così. Devo farlo con Tarmiel. Devo... A parte questo di rompere il cazzo parecchio. Dovevo... Ma ha settato tanto al 2 al 3 non ho visto. Vabbè, tanto pure se avessi pietrificato non faceva nulla. Però devo rimuovere il debuff da Tarmiel. Mo c'ha pietrificazione 100-100 lui comunque. Ve lo dico io 100-100. Vabbè, però posso rimuoverlo spostando carte. Non ho visto se era un taunt al 2 al 3, tipo c'aveva immunità forse. Non ci ho fatto veramente caso. Qui il drone sarebbe sopravvissuto però col taunt, che palle. Cioè, guarda qua. Ho ancora Goder, eh. Che sai, dici. Vabbè. Goder è attivato al massimo adesso. Adesso o Tarmi le shotta tutti, o vengo shottato da tutti. Goder è maxato a merda. Ah, è vero che se sposto carte mi toglie il gouge. Dio carissimo. Che palle. Ciao. Ok. Ok. Bella zi. Chi è che è appena esplosa? E perché proprio io? No, comunque sto avendo una sfiga assurda con questo team. Può funzionare? Se non potete giocare, giocate. Non so quando uscirà sto team. Non so nemmeno se ci sarà ancora la modalità 4v4. Perché principalmente è fatta per la modalità 4v4, visto che... Kyo deve mettere gli incendi, Tarmiel e Coso devono tauntare e quindi far sopravvivere il team. E nel frattempo Goder si baffa a merda. Cioè li fa baffare a merda. Tarmiel contro tutti. Poverino. Cioè estorsione. Questi hanno i buff pure delle loro madri. Che deve fare Tarmiel? Niente. Ma fosse stato ban. Forse Tarmiel il nuovo ban, signori, peccato. Veramente con Goder verde l'avrei shottato. Peccato veramente. Purtroppo il team se la gioca abbastanza bene. E il problema sono io che non sono così skillato da trovare le giuste carte per il team.
Perché il team veramente può dare tanto, tanto, tanto. Purtroppo non riesco a farlo rendere tanto perché sono sfigato e non ci posso far nulla. Vabbè, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, o questo team vi sia piaciuto, inventato da me così, su due piedi. Ripeto, invece di mettere... Kyo, avreste messo... più che Kyo, invece di Tarmiel, mettete Margaret, secondo me... È più semplice attuare la combo, mettiamola in questo modo, cioè quello di installare e poi far buffare Coder. Però non lo so, è da provare sta cosa. Quando uscirà Margaret non ci sarà più la modalità 4v4, purtroppo. Però sarebbe stato da provare sta cosa. Boh, chi lo sa, darsi quando tornerà la potremo provare, sempre se si giocherà ancora. Vabbè, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse stato così potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi vi rivediamo ad un prossimo video.